Ciao Wolfini e bentornati nel Lone Wolf 92 Channel. Siamo tornati con il Road to Division 1. Siamo tornati con la nostra serie A. Siamo nella seconda divisione, come potete ben vedere qui. Abbiamo vinto la prima, come ricordate. Ragazzi, adesso si fa sempre più difficile. Abbiamo una squadra non fortissima, quindi dobbiamo cercare di tenere il più possibile. Andiamo a cercare subito il primo sfidante. Ma prima di questo volevo ringraziarvi per ieri, visto che siamo stati insieme in streaming a fare dei food draft su One. Mi sono trovato benissimo, ragazzi, abbiamo toccato i 122 a un certo punto. Poi abbiamo avuto una media molto alta, quindi regà, grazie mille, veramente. Adesso ne approfitto per ringraziarvi. E per chi non lo sapesse, comunque faccio lo streaming su Twitch. Quindi ragazzi, nella descrizione potete trovare il link. Mettete il cuoricino, così ogni volta che vado in live vi arriva il messaggio. Però probabilmente sto iniziando a pensare di farlo una volta ogni due giorni. Adesso bisogna un attimino vedere, perché mi sono veramente divertito. Però adesso un po' la studio, poi magari vi faccio sapere tramite vlog o qualcosa. Andiamo a cercare il primo avversario. La squadra del nostro avversario è tutta spagnola. Non malissimo, ma neanche così infermabile, diciamo. Nel senso che non è male, però non ha neanche i fenomenoni tipo Ronaldo, questi qua. È una squadra buona e giusta. Giusta e buona. Inizia il match. No, che gol brutto. Si fa anche il divino di stare in silenzio. Subito in svantaggio. Allora dobbiamo tentare di recuperare. Adesso Dybala può alzare lo sguardo. Vede Cuadrado. Cuadrado può andare verso il portiere. Forse la di in mezzo. Subito uno pari. Felipe Anderson. Bellissimo il passaggio di Cuadrado, signori. Che lo trova lì davanti. Bello Nainggolan. Mamma mia come trova Felipe Anderson. Il Felipe che si è veramente trovato benissimo in questa squadra, signori. 2-1. Adesso se lo becca lui il didino, forse, se glielo facciamo. Niente, non lo fa. Non lo fa stare zitto. Boom. 2-1, benissimo. Rimonta, è servita. Grande pallone, ma lui è entrato. Mamma mia, ragazzi, alla grande proprio. E poi non può che metterla dentro. Mamma mia, Dybala. Mamma mia come gioca. Poi vedi Nainggolan. Questa volta rigira il pallone per Felipe Melo. Mamma mia Felipe Melo, signori. I piedi veramente di un regista da da horror. Ancora Felipe Anderson. Felipe Anderson con una Veronica. Alza la testa. Allora è Felipe Melo. Prova ad entrare. Felipe Melo. 3-1. Mamma mia. Vuole prendere le distanze così. Il Bordolazio. Bene. Bello Cuadrado. Bello Cuadrado. Mamma mia, se ne va. Mamma mia, cosa aveva fatto. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Cosa aveva fatto Cuadrado. Andato in bianco Piqueton. Allora va Dybala. Dybala può scaricare il suo sinistro. Lo spiazza. 4-1. E il Paulito Dybala. È ripartito Cuadrado. È ripartito Cuadrado. Può bruciare tutti. Cuadrado. 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 5-1. Mamma mia. Perdevano e invece rimontano tutto. Incredibile Cuadrado con la maglia numero 1. Quanta roba. No, non ci credo. Ma che roba è? Ma cosa fai, Buffon? E questo mi fa pure zitto sul 5-2. Ma cosa ha fatto Buffon? Felipe Anderson poi gli dice: vabbè, dai, sta tranquillo, dai, prossima volta. Prossima volta fai così, dai. Prossima volta. Not today. Mamma mia, Felipe Anderson, signori. Gli fa male, gli ha fatto veramente male, dribletta. Barra Gianone. Attenzione, vede Dybala. Dybala! 7-2. Perché?
perché non mi fa fare che sta zitto? Non ti sento almeno. Almeno non ti sento, cioè. Almeno non ti sento, cioè, ma guarda, guarda la maglia. 7-2, ragazzi. Bene così. Bellissima vittoria questa, veramente. Siamo iniziati un pochino sottotono, anche perché comunque non riuscivamo a ingranare, ma poi subito sono partiti Dybala con Felipe Anderson e Cuadrado, infermabili. Infermabili, e quindi prima partita vinta 7-2. Secondo sfidante con una squadra inglese con un attacco abbastanza veloce, quindi bisogna stare abbastanza coperti dietro con Barzagli e Miranda, perché è pericoloso. Il centrocampo non male, c'è Rooney lì dietro che c'è un bel calcio, quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. No, dai, il tiro della domenica, su così Starridge, neanche esulta. No, subito svantaggio, non me l'aspettavo, ragazzi, infatti non stavo parlando perché pensavo fosse un'azione così un po' tranquilla, però un tiro così no, dai. Bello, per carità. Attenzione, Otamendi contro Cuadrado. Cuadrado può andare, Cuadrado va giù, attenzione, gli fa una finta. Ancora Cuadrado, forse la testa, c'è Dybala, il portiere la para, ma Felipe Anderson non manca mai. Uno pari al 14esimo. Grandissimi, scusate, c'ho un po' di tosse, raga. Però grandissimi, veramente, Felipe Anderson è sempre lì. Allan, vede Felipe Anderson, Felipe Anderson. Mamma mia, Dybala, no. Vai, dai. Grande Felipe, come lo vede. Come vede Dybala. No, raga, mi si è incastrato il dito. Mi si è incastrato il dito, raga. Però recupera anche il pallone. Adesso Dybala si gira. Dybala carica il destro. Ma che cosa? Che cosa è successo? Ha tirato una botta assurda. Non ci credo, ragazzi. Che errore stupido. Non ci credo veramente, guardate. Cioè, io non ci credo, raga. Però prova Dybala subito. Niente, il portiere fa i miracoli qua, Artmo. Felipe Anderson per Allan. Allan si gira. Parata. Felipe Anderson. Felipe Anderson. La mette dentro. Raga, è clamoroso. Tempo di fare qualche cambio allora. Esce Dybala. Entra Higuain. Esce Felipe Anderson. Entra Salah. Rimane Cuadrado però. Due pari, finalmente. Lo rivede. Vede Salah. Salah. Oh, Arte pure coi piedi, para. Niente, oh. Questo non merita né il pareggio, ma figuriamoci tanto più la vittoria che stava facendo. Ancora Salah. Prova a rientrare. Salah. Salah. Prova ad andare sul fondo. Ritrova Mati Fernandez. Mati Fernandez. Ma che cazzo l'ho fatto. Partito Higuain. Il Pipita. Vai. Vai Pipita. Vai Pipita. Vai. La mette dentro. Vai. Vai. Tira. Calò. Grande Alessandro. E non si sa perché. Stava lì. E la mette. Mamma mia. Che cacchio è successo lì in mezzo. Ragazzi, questo gioca stranissimo. C'è da dire, ottimi gli innesti di Higuain e Salah, veramente. Higuain ha dato una profondità impressionante. Salah con la sua velocità. Oh, rigore, calcio di rigore. Il Pipita l'ha guadagnato. Il Pipita, il Pipipa, il Pippo. E va proprio lui contro Joe Hart. Lui 4-2. Si chiude qui la partita. Tanti saluti. Finisce qui, grandissima vittoria, 4-2. E allora ragazzi, vi raccomando, lasciate sempre un commento qui sotto se volete apparire in video. Arriviamo a 1500 mi piace per un prossimo episodio. Abbiamo 9 punti, ragazzi, si avvicina la divisione 1. Ciao belli.